Radio Activa Plus presenta All In. Ecco, bentornate radioascoltatrici e radioascoltatori. Siamo su Radio Activa Plus, questa è All In, Lelio Borgherese che vi parla. Sono molto lieto oggi e molto onorato di avere un ospite particolare di eccezione, Laila Pavone. Benvenuta Laila, grazie per il tempo che ci dedicherai. Grazie a voi. Ciao Lelio, buongiorno a tutti i radioascoltatori, sono molto contenta e vi ringrazio dell'invito. Bene, allora Laila, per chi non avesse ancora il piacere e l'opportunità di conoscerti, due parole di introduzione. Tu sei a capo del board per l'innovazione e la trasformazione tecnologica del Comune di Milano, ma diciamo hai un'esperienza molto importante e significativa. Cito solo tra le tante cose importanti che hai fatto: sei stata Chief Innovation Marketing e Communication Officer di Digital Magix, che è un'importantissima realtà, un incubatore italiano, di cui peraltro i nostri radioascoltatori hanno più volte sentito parlare, perché come sai la nostra radio si occupa di tecnologie. Quindi la prima cosa che ti chiederei, Laila, ci spieghi che cos'è questo board che il Comune di Milano ha costituito e di cui tu sei a capo? Che cosa fa questo board, e esiste qualcosa di simile anche in altre realtà municipali? Prego, Laila. Certo. Allora, il board per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale è unico, diciamo un unico, ma quantomeno in Italia, ed è diciamo a distanza di un anno possiamo dire che è un esperimento molto ben riuscito, nel senso che questo board è costituito un po' nell'ottica dell'open innovation, cioè quel paradigma che oggi come dire a tutte le aziende suggerisce di lavorare con una logica diciamo non chiusa, non solo di un reparto ricerca e sviluppo interno all'azienda, ma di guardare oltre i confini della propria azienda e di cercare, come dire, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico anche attraverso forme di collaborazione con soggetti esterni, quindi il mondo dell'accademia piuttosto che altre imprese, o ancor meglio tutto l'ambito, diciamo, l'ecosistema delle start-up. Il board nasce un po' con questo obiettivo, cioè con la chiara, come dire, consapevolezza da parte mia e del sindaco Sala, naturalmente, oltre che di una serie di colleghi con cui quotidianamente collaboro, che per fare innovazione anche in un'azienda pubblica come è il Comune di Milano, quindi anche nel mondo del pubblico e delle istituzioni in generale, la regola è un po' la stessa, nel senso che il lavoro di squadra, il fare sistema, come spesso diciamo, l'ho sentito molte volte anche nelle tue trasmissioni, Lelio, è davvero l'unico modo con cui si può progredire e fare innovazione, perché oggi è un tema di contaminazione delle competenze, è un tema di messa proprio in comune, a fattor comune, di esperienze e di appunto capacità di lavorare insieme per quello che riguarda il board al mondo delle aziende, quindi un board, nella fattispecie entrando un po' più nel concreto, composto appunto da persone, soggetti che sono esterni all'amministrazione. Okay. E nella fattispecie siamo 10 persone, delle quali, tanto per citare, diciamo, magari riesco a ricordarli tutti perché non vorrei poi fare torto a qualcuno, però diciamo che parliamo del mondo dell'Accademia con la rettrice, la neorettrice del Politecnico di Milano, Donatella Asciutto. Per spaziare al mondo, diciamo, dell'associazionismo, rappresentato da Gioia Ghezzi, che oltre a essere presidente di ATM, che è l'azienda trasporti milanese, è anche presidente di Milano Smart City Alliance, che è un organo interno ad Assolombarda Confindustria, che lavora proprio nella logica, no, di contribuire a far sì che Milano sia e diventi sempre più una Smart City, se non una Data Driven City, come più propriamente oggi la chiamiamo.
più appunto altre persone come mondo delle startup, abbiamo con noi nel board Lorenzo Maternini, che è il co-founder insieme a Davide Dattoli di Talent Garden, che è ormai non più una startup, ma certamente un soggetto che rappresenta molto bene il mondo delle startup, il mondo delle grandi imprese con Snam, Claudio Farina, che è Vice President Digital di Snam, il mondo dell'edutech con Gianna Martinengo, che è presidente di Women Technologies, ma anche presidente di Dida, che è un'azienda proprio che si occupa di edutech, Paola Generali, che è presidente di Assintel Confcommercio, Paolo Coppola, che è, fino a qualche mese fa lavorava a stretto contatto con il team per la trasformazione digitale guidato dal ministro Colao, e Guido Arnone, che è il direttore dell'ITED, quella che è un po' la factory del comune, la digital factory del comune di Milano, Gianfranco Librandi, che è un imprenditore che lavora nell'ambito della diciamo illuminazione sostenibile, quindi ambito anche energia, cercando insomma di rappresentare un po' tutti, Stefano Ackerman, che è un imprenditore molto attivo proprio nell'ambito, oltre a essere una persona che molto vicina alla città di Milano, molto attivo proprio nell'ambito dell'innovazione tecnologica. A questo punto spero di non aver dimenticato nessuno, se per caso mi venisse in mente ti chiedo la cortesia. 10 nomi, mi hai citato 10. Aspetta, allora gli ho detti, nomi, io sono stata brava, gli ho detti tutti. Cosa facciamo? Sì, e tra l'altro, so, complimenti perché tutti i nomi di primissimo livello del mondo, diciamo, dell'imprenditoria, dell'università, del terzo settore, dell'associazionismo, insomma, quindi una qualità di professioniste, di professionisti veramente importante. Ecco, ma come funzionate, diciamo, queste menti eccelse con esperienze veramente significative che tu hai l'onere e l'onore di coordinare e di guidare? Come funzionate? Dici un po', come dire, concretamente come fate? Vi riunite periodicamente? Sì. Lanciate dei progetti? Ecco, racconta ai nostri ascoltatori un po' il lavoro del board. Con grandissimo piacere lo racconto. Allora, diciamo che appunto partendo da questo presupposto, il board, non essendoci peraltro più a Milano un assessorato al digitale, e questo è un motivo anche per cui noi riteniamo, come spesso ormai si dice, che non devono esistere silos, no? Non devono esistere delle verticalità quando si parla di digitale, perché ormai è trasversale, no? C'è qualcuno che dice dovremmo anche smettere oggi di parlare di digitale perché davvero è pervasivo, no? Ogni tipo, no? Come dire, ogni progetto, no? Ogni azienda oggi deve avere sostanzialmente una componente o comunque il digitale nella sua supply chain. E questo ci ha messo nelle condizioni di creare un board che intanto, diciamo, è a servizio della città e della cittadinanza prima di tutto, perché tutto ciò che ovviamente fa una città e un'amministrazione come la nostra va nella direzione di poter creare tutta una serie di servizi a valore aggiunto per i suoi cittadini, per i cittadini milanesi. Siamo ovviamente un, diciamo, soggetto che dialoga, e come io ogni tanto dico che sono un pontiere o una mediatrice culturale, no? Ci sono varie modalità per esprimere quel concetto che oggi è, da un lato noi dobbiamo essere, affiancare l'amministrazione, tutti gli assessorati e le relative direzioni dell'amministrazione di Milano, che peraltro, solo per dare magari qualche numero, diciamo a complemento, stiamo parlando di un'azienda fatta da 14.000 persone. Beh. E quindi supportiamo ogni ambito dell'amministrazione, ogni assessorato, nella logica che il digitale può entrare, può essere utile nello sviluppo di servizi, di progetti possono toccare ambiti che vanno dai servizi civici al mondo, diciamo, dell'economia e dello sviluppo, quindi relativi assessorati, la cultura, piuttosto che la mobilità, chiaramente, che è uno dei temi che con innovazione tecnologica e digitale ha molto a che fare, l'azienda stessa nei suoi processi, ovviamente, nello snellimento dei processi, nella dematerializzazione
di una serie di servizi, ancora una volta pensiamo a tutto il mondo, no, dell'anagrafe, di tutti i servizi, no, i documenti che spesso i cittadini richiedono, no, al Comune di Milano. Certo. E più una serie, diciamo, di quindi progetti molto concreti, diciamo un supporto molto concreto, un supporto che peraltro però richiede anche un'attività di ascolto molto importante, nel senso che noi dall'altra parte sappiamo che molto spesso l'innovazione, come dicevo prima, arriva dall'esterno, quindi siamo un'antenna costantemente accesa per poter incontrare, capire, lavorare con tutto il mondo, tutte le imprese, le associazioni, il terzo settore, le start-up che ci presentano progetti o iniziative che possono essere poi diciamo che possono incontrare una partnership a vario titolo e livello, come dire, che il comune può intraprendere. Quindi un'attività che, come spero di aver spiegato, è molto concreta, no, di fatto. E lavoriamo su progetti che vanno, di cui magari parliamo più avanti, da, diciamo, Data Driven City, che ho già citato prima, no? E quindi nell'ambito di quella che poi è la strategia, sono gli obiettivi del piano triennale del 22-24 del Comune di Milano, e fra gli obiettivi strategici ovviamente c'è il tema di una città sempre più data driven, e quindi per esempio stiamo lavorando, stiamo costruendo il gemello digitale, che è un digital twin del Comune di Milano? Un digital twin? Assolutamente, assolutamente. Allora su questo ci torniamo. Diciamo, finiamo la cornice generale e poi mi hai chiaramente stuzzicato e sicuramente hai colpito la curiosità dei nostri ascoltatori. Quindi continuiamo il volo d'angelo, diciamo, sui progetti. Quello della Data Driven City, del Twin Digitale. So che lavorate anche molto sui temi dell'inclusione, dell'educazione digitale, no? Credo che sia anche a te particolarmente caro, insomma, anche a livello personale, come tuo impegno. Assolutamente, nel senso che la mia scelta è stata un po' anche quella di poter mettere a disposizione l'esperienza che ho maturato negli anni, nella consapevolezza che quando si parla di digital cultural, diciamo gap culturale digitale, che ancora oggi c'è, sicuramente lavorando all'interno di un'amministrazione come la nostra, per quanto Milano sia una delle città, come dire, più tecnologiche, no? Più avanzate da questo punto di vista, un crocevia, è sicuramente la città più rappresentativa anche a livello internazionale dell'innovazione, gran parte delle start-up, no? Ma proprio guardando numericamente il registro delle imprese innovative, sono a Milano. Detto tutto questo, Milano ancora sconta e deve aiutare tutte quelle persone che ancora oggi non sono, diciamo, digitalmente pronte per poter non solo comprendere, ma utilizzare tutta una serie di servizi che sempre più chiaramente, sapendo utilizzare gli strumenti del digitale, possono essere messi a loro disposizione. Quali? A partire dallo SPID, per esempio, che è uno dei progetti su cui stiamo lavorando e magari ne parliamo dopo. Come possiamo arrivare, no, ai cittadini portando il digitale nei quartieri? Cioè stiamo pensando, quindi, come dire, da progetti molto ampi, no, complessi, come dicevo prima, no, gemello digital twin, data driven, alla consapevolezza che questo board ha anche l'obiettivo, la responsabilità insieme all'amministrazione e soprattutto alla collaborazione con società esterne, perché tutte queste cose che noi facciamo e che sto raccontando, nella gran parte dei casi sono fatte proprio con la logica del partnership con il mondo delle imprese. Per esempio, quando si parla appunto di divulgazione digitale, di capacità di arrivare proprio a alfabetizzare i cittadini, lo facciamo con Fastweb, con un progetto fatto con Fastweb che ci consente proprio di arrivare in tutti i quartieri, creare delle classi. È un progetto che tra l'altro partirà veramente tra qualche settimana,
con, diciamo, un'agenda, con un programma di corsi che va proprio dall'alfabetizzazione digitale, dall'ABC, come dire, fino ad arrivare a corsi un po' più sofisticati, se vogliamo dire così, che possono essere utili proprio per i cittadini. Quindi servizi, speed, ma anche spiegazione, no? Portare, rendere i cittadini consapevoli, per dirla veramente poi in una parola, del senso di essere un cittadino digitale, perché poi questo è un tema che a me veramente sta molto molto a cuore, perché poi non si tratta di saper utilizzare, no, i vari social che ben conosciamo tutti quanti. Il tema è assolutamente molto più, come dire, profondo, dettagliato, e la conoscenza di quelle che sono le opportunità, i rischi, i diritti e i doveri che hanno i cittadini quando sono online, perché stiamo parlando, come dire, di una cittadinanza, no? Io la chiamo digitale, ma ormai, no? Parliamo di on life, proprio perché siamo costantemente, no, connessi. Questo ovviamente significa essere totalmente consapevoli delle opportunità, perché io le vedo più opportunità ovviamente che rischi, però in maniera molto concreta li affianchiamo anche quando si parla di cyber security. Abbiamo creato un progetto proprio con un portale dove le piccole e medie imprese da un lato e i cittadini dall'altro possono formarsi, possono comprendere quali sono i temi legati alla sicurezza in rete, quali sono, diciamo, le modalità, insomma, una serie di contenuti in termini proprio di formazione che ancora una volta costruiamo insieme ad aziende, ad imprese private che con noi partecipano, no, nel riuscire a fornire tutta una serie di servizi ai cittadini di Milano. Senti, Laila, diciamo, le cose che ci stai raccontando ovviamente sono non solo interessanti, ma come dire, sono un faro nella notte, soprattutto pensando, ahimè, ai noi, allo stato generale, diciamo così, che spesso troviamo nelle municipalità, diciamo, italiane, non tutte purtroppo così avanzate, on the edge, come il Comune di Milano. Per capire ulteriormente, ecco, tu parlavi molto di educazione digitale, di diritto, diciamo, alla cittadinanza digitale. Hai in mente in particolare, come dire, dei gruppi, delle categorie specifiche di cittadine, di anziani, giovani, diciamo, c'è un qualche target specifico? Io, diciamo, ho due figli adolescenti e non ti nascondo, come dire, che dietro alle grandi, grandissime opportunità che tu richiamavi del mondo digitale, dei social, però c'è anche tanta preoccupazione, non solo per i fenomeni, come dire, più gravi e distorsivi, revenge porn e cose del genere, ma anche banalmente, o non tanto banalmente, per tutto il tema dei fake news, per tutto questo proliferare, diciamo così, di informazioni in cui spesso i giovani fanno fatica a districarsi, ma anche i meno giovani, perché anche, come dire, anche noi ci cadiamo. Ecco, su questi temi, su cui vedo che c'è una sensibilità particolare tua e del Comune di Milano, c'è qualche cosa, come dire, in cantiere, c'è qualche step ulteriore che prevedi di fare, che ci puoi raccontare? Assolutamente sì, cioè i progetti sono tanti, probabilmente non riuscirò a raccontarli tutti. Uno di questi è un progetto che noi stiamo portando, diciamo, costruendo insieme a un pool di altri, appunto, soggetti che vanno dal terzo settore, quindi da una serie di associazioni del terzo settore, alla polizia locale e in primis l'Università Bicocca, appunto associazioni anche di genitori, la Rete Civica di Milano, quindi Partecipami, una serie di player, ripeto, con cui stiamo costruendo questa ricerca quali quantitativa, che va nella direzione di costruire quello che definiamo in questo momento, poi magari avrà un nome diverso quando lo presenteremo alla Milano Digital Week, che è un altro, diciamo, degli eventi legati proprio alla divulgazione digitale
che Milano organizza ormai da qualche anno e che sarà quest'anno dal 5 al 9 ottobre. Questo patto per il benessere digitale a scuola e in famiglia tocca esattamente il tema che dicevi tu, cioè il fatto di far sì che anche quando si parla di giovani e giovanissimi, quindi parliamo di quel target che va appunto dagli adolescenti anche diciamo ai più piccoli degli adolescenti che magari utilizzano impropriamente per esempio i social media e si trovano poi a non avere la capacità di interpretare con il giusto senso critico determinati contenuti che vedono o ricercano o casualmente ritrovano, per arrivare poi al tema dello smartphone a scuola, cercando di trovare un minimo comune denominatore, perché il problema qualche volta è proprio legato al fatto che c'è, come dire, un gap dal punto di vista del legislatore, cioè quando parliamo dell'utilizzo per esempio dello smartphone a scuola, dell'età in cui dovrebbe entrare, ammesso e concesso che debba entrare nelle scuole lo smartphone, non esistono delle regole. Quello che abbiamo visto, la fotografia che ci è stata restituita da subito e che ci ha messo nelle condizioni di dire dobbiamo cercare di arrivare a fare un patto che sia condiviso, non solo partiamo da Milano, ma poi ovviamente vorremmo che fosse, come dire, condiviso a livello regionale, nazionale, per poi presentarlo magari sui tavoli del Ministero, ad esempio dell'istruzione, proprio perché mancano in questo momento delle regole che siano regole condivise e che aiutino da un lato i giovani, dall'altra parte le famiglie, perché spesso il tema, come dicevi molto bene tu, è che anche i genitori talvolta non sono consapevoli di quali possono essere i rischi o comunque della capacità di nuovo di interpretare o dell'opportunità di accedere a determinati contenuti piuttosto che no. Ecco, questo è uno dei progetti che stiamo portando avanti proprio sempre nella logica della collaborazione, di quello che viene definito anche il co-design, disegniamo insieme in maniera collaborativa degli strumenti che possano essere utili per far sì che ognuno di noi utilizzi la rete nella maniera più interessante e soddisfacente, senza tutte quelle ansie che oggi effettivamente affliggono molto spesso le famiglie e le preoccupazioni che quando tu hai figli appunto adolescenti molto spesso ci si trova ad affrontare spesso da soli proprio perché non esistono dei punti di riferimento, non esiste un centro di attrazione, e quindi stiamo cercando anche da questo punto di vista di provare a dare non una soluzione ma sicuramente una risposta a quella che può essere un'esigenza sentita da tutti. Se siamo professionisti, genitori o nonni, il tema è sicuramente molto sentito, quindi anche questo rientra nell'essere, come dico sempre io, un cittadino digitale consapevole e felice, perché poi le opportunità della rete, lo sappiamo, sono tantissime, quindi vale la pena, lavorare molto su quello, consapevoli poi che come sempre nella vita esistono, esiste il buono, esiste anche il meno buono, o esiste anche il cattivo o il male che dir si voglia. Ecco, la rete non è altro che una replica assolutamente della nostra vita, e quindi in questo senso cerchiamo di essere molto vicini ai cittadini milanesi, ma ripeto, questi sono progetti che se solo fossero adottati e condivisi anche a livello nazionale ne saremmo solo felici, Ma assolutamente condivido al 100%, peraltro io vivo a Roma, ma sono, come si sente dal mio accento meridionale, sono salernitano di origine, poi per vari motivi ho vissuto in giro per l'Italia e ora negli ultimi 20 anni vivo a Roma, si sente moltissimo l'esigenza di avere un aiuto e un supporto, anche come genitori spesso notiamo anche a volte l'inadeguatezza anche del sistema scolastico su questi temi, perché giustamente anche il corpo docente o amministrativo della scuola
che ha più o meno, diciamo, la nostra età di mezzo, a volte non è, anzi, necessariamente non è un nativo digitale, quindi ha gli stessi, come dire, ritardi e vincoli nella comprensione profonda degli strumenti che abbiamo tutti noi, e quindi i nostri ragazzi avrebbero sempre più la necessità di un punto di riferimento, come tu dicevi, no? E quindi se il comune riuscisse a farsi parte dirigente con iniziative come quelle che portate avanti voi, insomma, renderebbe molto più facile la vita a noi genitori e ci rassicurerebbe moltissimo. E, prima tu hai citato en passant, perché diciamo ti ho chiesto io poi di fare un deep dive, il tema del twin digitale e, diciamo, questi progetti anche un po' avanzati che state portando avanti al Comune di Milano. Mi piacerebbe, come dire, capirne di più e capire anche come tutto questo si inserisce nel famoso PNRR. Diciamo, effettivamente questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sta scaricando a terra, come si suol dire, ed è effettivamente un ausilio, un aiuto per le realtà territoriali anche importanti, diciamo, e ricche come Milano, ma ovviamente le risorse non sono mai abbastanza. Ecco, quindi raccontaci un po' meglio, Laila, questi progetti più innovativi legati anche alla Data Driven City di cui prima facevi riferimento, e come tutto questo si inserisce, se si inserisce, nel più vasto, diciamo, disegno del PNRR. Assolutamente. Prego. Sì, si inserisce, come, parlando di PNRR, sicuramente è di grande aiuto, nel senso che Milano, che per quanto, come dire, al netto del PNRR ha molto lavorato, da qualche anno sta lavorando e sta investendo molto nell'ambito della trasformazione digitale, però è chiaro che avendo un supporto, un aiuto dal punto di vista degli investimenti e della possibilità di ricevere, no, e di poter spendere qualche decina di milioni in questo momento sono quelli che noi abbiamo già messo, come dire, nei nostri progetti. Poi magari vi posso anche raccontare più nella fattispecie di che cosa stiamo parlando. È chiaro che si incastonano, non so se il termine è più appropriato, però diciamo si integrano, ecco, all'interno di degli obiettivi strategici per il digitale che Milano si è posta. Quindi, nella fattispecie, lo dicevamo prima, non ne parlavamo un po' prima, cioè il tema del gemello virtuale digitale significa, ad esempio, che è, diciamo, come dire, l'epicentro di quella che poi chiamiamo Data Driven City, no? Significa avere già fatto, e questa è una cosa che abbiamo già, come dire, non solo messo in cantiere, ma fatto una mappatura di anzitutto 2500 chilometri quadrati che compongono l'area urbana della città metropolitana di Milano. Una mappatura che prevede, ovviamente, no, l'obiettivo di ottimizzare le infrastrutture e i servizi che poi sono destinati ai cittadini, e migliorare il rapporto poi tra i cittadini, i city user e il comune. Abbiamo fatto una rilevazione che va oltre, appunto, no, i confini della città, come dicevo prima, che è stata possibile da un cofinanziamento del fondo, in questo caso del PON Metro. Quindi, ancora una volta, PNRR, PON Metro, cioè tutte misure che sono sicuramente di grande aiuto nella come dire, costruzione di modelli di innovazione tecnologica avanzati. Con questo gemello digitale possiamo acquisire una dettagliatissima fotografia del territorio, arrivando a monitorare, come dire, ad acquisire, a fotografare circa oltre un milione e duecentomila oggetti urbani, ad esempio i pali della luce, la segnaletica, fino a contare gli alberi, insomma, davvero, no, è una, come dire, una riproduzione sostanzialmente digitale di tutta la nostra città.
che ci mette nelle condizioni ovviamente di risolvere, come dire, gestire una serie di problematiche come quelle per esempio del contenimento energetico piuttosto che il raffrescamento cittadino, il rischio idraulico, riusciamo ad avere, come dire, una misurazione tridimensionale di tutta la città, e questo è diciamo un progetto utilissimo, perché poi immaginiamo che lì dentro ci stanno già tutta una serie di dati che il Comune di Milano ha a disposizione. Tieni conto che noi abbiamo un portale di Open Data aperto al pubblico, chiunque se va su Google e mette Open Data Milano trova un portale che oggi contiene circa 1800 dataset, che sono messi a disposizione di cittadini, imprese, chiunque voglia utilizzare questi dati e queste informazioni per poi costruire ulteriori, diciamo, servizi, modelli e anche business, no? Perché poi immaginiamo che questo, quando poi arriviamo a parlare, no, di Data Driven City, che come possiamo immaginare è più di una Smart City, no? Certo. Se poi immaginiamo il contributo di una serie di player molto importanti, come per esempio il mondo delle telecomunicazioni o anche il mondo delle associazioni, chi ha in mano altri dati che il Comune di Milano non ha, perché come dire, non fanno parte, no, dell'attività che quotidianamente fa parte della gestione dell'amministrazione, ma per esempio pensiamo a tutto il mondo, no, della mobilità, quante nuove informazioni, quanto ricca può diventare, no, la città dei dati, la città con questi dati, e quanti servizi a valore aggiunto possiamo costruire. Il tema della mobilità, del traffico, del verde, della sostenibilità, chiaramente sono quelli, no, più impattati, perché per esempio quando si parla di riscaldamento cittadino non riusciamo a capire sui vari tetti, no, come sono costruiti i tetti, che tipo di tetti ci sono, laddove possiamo ovviamente intervenire, aiutare, supportare per far sì che ad esempio vengano messi dei pannelli fotovoltaici. Oppure possiamo andare a capire, per esempio, quando parliamo degli asset della città e parliamo per esempio dei dehors, no, di tutto lo spazio che oggi, bellissimo dal mio punto di vista, grazie in qualche modo, lasciatemi dire, al Covid, no, e questa possibilità che è stata data a tanti esercizi di poter avere uno spazio anche all'esterno, anche gestirlo, no? Regolamentarlo, gestirlo, i mercati, insomma non c'è ambito che non possa venire impattato. Io dico sempre, no, riusciamo a contare tutti gli alberi che abbiamo a Milano e di conseguenza capire quali sono i polmoni, no, più o meno verdi importanti, cioè, davvero è una fonte di informazione preziosissima per costruire, diciamo, una città più, diciamo, sostenibile e che sia più, diciamo, a misura d'uomo in questa maniera. È un paradosso, no? Perché potremmo dire, ma come, la tecnologia, no? La tecnologia serve proprio a questo, a far sì che ci sia maggiore efficienza, efficacia e sostenibilità, ecco. Davvero la tecnologia, l'innovazione può aiutare tantissimo la decarbonizzazione, ad esempio, quindi il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, no, su cui siamo tutti, no, a vario titolo e livello sensibili e impegnati. Molto, molto, molto interessante quello che dici, Laila, e chiaramente ci sarebbero tutta una serie di domande e di questioni, però una in particolare mi viene in mente ascoltandoti. Tutta questa ricchezza di informazioni, di tecnologia, tu stessa prima dicevi, non tutta, come dire, è direttamente patrimonio del Comune di Milano, ma spesso proviene, diciamo, anche da attori, stakeholder che collaborano a vario titolo col comune, pubblici e privati. C'è quindi un tema, diciamo così, più generale di governance, soprattutto in un paese come il nostro, no, che è molto stratificato e che è fatto di tanti livelli di interazione tra il cittadino e la macchina, diciamo così, complessa dello Stato. Sulla parte tecnologica, per esempio, mi viene in mente che
esiste la società in-house della regione Lombardia, che è Aria, ma nello stesso tempo ci sono due realtà nuove a livello nazionale, il PSN, il Polo Strategico Nazionale, e la 3I SPA, la società fatta, costituita da poco da IMS, INAIL e Istat, insieme al Ministero del Welfare e al Governo e all'ACN, per gestire appunto tutti i dati del welfare, no? Che sono importantissimi e infiniti. Ecco, dal tuo punto di vista, questo tema della governance, su cui credo che avesse anche a lungo ragionato e lavorato l'ex ministro Paola Pisano, diciamo, era stato una delle cose che più aveva messo a fuoco durante il suo mandato. Ecco, come lo vedi tu, che lo vivi anche quotidianamente, no? Che probabilmente devi tenere insieme più cose, più interessi, coordinare, provare anche a fare sintesi, immagino, e a mediare tra interessi che non dico siano divergenti, ma magari a volte vanno in parallelo. Ecco, secondo te questo tema della governance è comunque un tema, diciamo così, nodale, centrale dei prossimi anni, e qual è un po' la tua view, diciamo, il tuo punto di vista su come si dovrebbe impostare questo tema della governance digitale affinché poi per il cittadino effettivamente la vita sia, come tu dicevi, più semplice e più ricca, diciamo, a tutti i livelli, anche per chi poi magari non ha le possibilità economiche, no? Di ricorrere a strumenti privati. Ecco, una tua riflessione sul tema della governance. Ma allora, intanto ci sono, diciamo, due livelli, secondo me, per provare a dare una risposta da questo punto di vista. Il primo è quello, no, di un allineamento e di una capacità di rispondere a dei modelli e a delle necessità che sono quelle di un cittadino milanese, ma che nella fattispecie è un cittadino del nostro paese, un cittadino italiano, e quindi tutto il tema dell'interoperabilità e per esempio del cloud, che forse accennavi anche tu prima, no, è fondamentale. Quindi da questo punto di vista siamo totalmente allineati anche dal punto di vista del PNRR in termini di sviluppo di progetti e di interventi che abbiamo candidato, no, per appunto poter ricevere poi i finanziamenti che vanno nella direzione appunto di abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni, quindi per Milano, i servizi per la cittadinanza digitale, per l'adozione dell'app Io, che è un'altra, diciamo, soluzione molto interessante, il tema dell'adozione della piattaforma PagoPA, che è un altro tema interessantissimo, no? È che come dire grande interesse, su cui stiamo lavorando con grande interesse, i servizi legati alla mobility as a service, quindi a favorire una mobilità sempre più legata a scelte che possono essere fatte anche attraverso, come dire, uno smartphone che è in grado di restituire tutta una serie di informazioni molto importanti e utili ai cittadini per la mobilità. Il tema della cyber security, ne avevo accennato prima, la piattaforma per le notifiche digitali, il tema dell'inclusione digitale di cui avevamo parlato, no? Tutti ambiti nei quali noi stiamo lavorando e sono stati candidati e in buona parte finanziati dal PNRR, no? Stiamo parlando di un'adesione totale dal nostro punto di vista e anche una grande disponibilità nel supportare anche le città più piccole, parlando di città metropolitana, chiaramente siamo anche nella, come dire, disponibilità totale, e lo facciamo molto spesso, no, del incontrare e aiutare, anche se devo dire che il team per la trasformazione digitale ha creato una task force veramente eccellente dal punto di vista del supporto locale alle varie città, e questo lo dico non tanto per Milano, che ovviamente è sufficientemente competente, autonoma, anzi si mette a disposizione, ma proprio in virtù del fatto che si sta facendo anche a livello nazionale un lavoro molto importante, anche con tutto il supporto che oggi serve, perché ricordiamoci sempre che la competenza, la consapevolezza e la competenza chiaramente è alla base, no, di tutto quello che può essere sviluppo e innovazione. Senza di quella è molto difficile, no? Quindi lavoriamo questo è un tema
è un altro tema, tema chiave. E io, diciamo, ti ho rubato già tantissimo tempo, ma ovviamente potrei restare per ore a chiacchierare con te. Una battuta al volo su questo tema delle competenze. Come si fa a trovarle, a reclutarle e a trattenerle? Perché oggi, paradossalmente, mi pare di capire un po', come dire, guardandomi in giro, ma soprattutto dal tuo racconto di oggi, abbiamo le risorse economiche, abbiamo, come dire, il percorso giuridico, abbiamo anche le idee. Non è che rischiamo che poi ci manchino i professionisti e le professioniste per metterle a terra? Questo è un tema che il paese ha forse un pochino trascurato negli ultimi anni. Io sento molto parlare di shortage delle competenze, soprattutto in materia di digitalizzazione e innovazione. Qual è il tuo sentire? Sì. In effetti hai ragione, è un problema ed è stato, hai ragione, trascurato, e io da questo punto di vista veramente auspico moltissimo che anche a livello governativo, no, di governo si abbia una maggiore sensibilità rispetto a queste tematiche. Mi è, come dire, dispiaciuto che non ci sia un ministero dell'innovazione, un ministero, poi possiamo chiamarlo, no, in varie maniere, del digitale, della trasformazione digitale, perché è un asset fondamentale. Cioè, questo non ce lo dice, come dire, non lo dice Laila Pavone, lo dice l'Europa, lo dice, no, quello che noi vediamo tutti i giorni, l'importanza di avere anche qui un ministero che si occupi anche delle competenze, su cui stiamo lavorando tutti quanti. Io, per dire, al di là, diciamo, di questo mio ruolo, insegno ad un master che, guarda caso, in un'università milanese, che parla di formazione digitale, inevitabilmente. E pensiamo a tutte quelle professionalità che ancora oggi non abbiamo ben definito, che si stanno proprio creando strada facendo. E per esempio, quello che noi stiamo chiedendo al mondo delle università è di essere molto più aderenti a quello che sta succedendo, cambiando i piani, diciamo, i piani di studio, i corsi universitari, cercando di essere più vicini alla realtà del digitale e dell'innovazione. Per quanto già si stia già facendo, ma non è mai abbastanza, i numeri ce lo dicono, e abbiamo assolutamente bisogno di, come dire, dare un'accelerata e investire maggiormente sul tema delle competenze ad ogni livello. Ne abbiamo parlato, no, ampiamente oggi insieme. Il tema delle competenze è fondamentale, dall'alfabetizzazione ad avere proprio delle professionalità che aiutino lo sviluppo del nostro paese e che ci aiutino a crescere in termini di competitività, perché poi di quello anche ovviamente dobbiamo parlare. Non abbiamo nulla da invidiare agli altri paesi anche in termini proprio di capacità di innovare, anzi devo dire che spesso, confrontandomi anche a livello internazionale, torno a casa dicendo: beh, siamo veramente bravi noi italiani, no? Però ci manca ovviamente, no, un supporto, l'investimento, ci manca, come dire, un ecosistema che in parte c'è, ma che secondo me deve essere, no, ancor più supportato a partire da, come dire, delle istituzioni centrali. Bene, Laila, io allora per il momento mi fermo qui, perché penso che abbiamo messo moltissima carne a cuocere, e le nostre radioascoltatrici e i nostri radioascoltatori ti sono veramente grati, però ti strappo, diciamo, un piccolo impegno, perché secondo me non abbiamo esaurito i temi, quindi prossimamente, quando avrai il piacere e il tempo, io sarò lieto di riaverti nostra ospite, perché credo che, come dire, tutto quello che ci hai così ben illustrato sia poi meritevole di approfondimenti, anche come exemplum, diciamo così, per tante nostre realtà e tanti nostri concittadini che, come dire, non hanno sempre la fortuna di avere un contesto così innovativo e così avanzato come quello milanese. Io parlo anche per la città di Roma, diciamo, che è una realtà ovviamente molto complessa, che fa delle cose molto belle, però probabilmente, ecco, su certi temi
non è esattamente on the edge così come Milano. Quindi io mi permetto di invitarti già, come si dice, ora per allora a una nostra prossima puntata. E niente, ti ringrazio veramente di cuore perché ci ha illuminato sul tema fondamentale dei prossimi 20 anni, che è la cittadinanza, l'educazione digitale e come far diventare il digitale, che tu dici giustamente permea le nostre vite, farlo diventare però un patrimonio comune e quindi non solo un tema, diciamo così, tecnologico, ma un tema profondamente innervato nelle nostre vite e culturale. Grazie, grazie a te Lelio per l'opportunità e sono a vostra disposizione con un grandissimo piacere. Grazie mille. Allora io saluto di nuovo Laila Pavone, che è a capo del Board per l'innovazione e la trasformazione tecnologica del Comune di Milano. In bocca al lupo per tutti i progetti che ci hai raccontato. Faremo a questo punto la prossima puntata in cui magari vedremo anche un po' lo stato d'avanzamento di questi progetti e delle tante idee che hai voluto condividere con noi. Quindi di nuovo grazie mille e un caro saluto a tutte le nostre radioascoltatrici e radioascoltatori. Lelio Borgherese, All In Radioattiva Plus.